parlare sono la grafica e i libri, intesi come medium dove possono accadere cose diverse, e la responsabilità. La responsabilità sembra un elemento un po' impuro rispetto alle prime due cose, che invece sembrano avere un rapporto più evidentemente stretto fra di loro. E adesso vi raccontiamo però in che modo secondo noi queste cose stanno insieme. Secondo noi, ovvero secondo me e Silvia, che da un anno e mezzo stiamo lavorando a questa rivista Progetto Grafico, il cui scopo principale è provare a raccontare il visual design, il design della comunicazione, da un punto di vista inatteso rispetto a quello che è la norma, diciamo così, più o meno consolidata, anche attraverso i modi con cui uno si trova a fare una rivista, una pubblicazione, e quindi a fare comunicazione della comunicazione. Ad esempio, queste sono le tre copertine che sono uscite quest'anno. Non le stiamo mostrando per fare pubblicità alla rivista, ma come pretesto per cominciare a parlare. Notate subito che su nessuna di queste copertine c'è grafica. Questa rivista si chiama Progetto Grafico, ma non si vede la grafica. Qualunque rivista, qualunque pubblicazione di grafica mette la grafica in copertina. Ne abbiamo chiacchierato a lungo, alla fine abbiamo deciso che questa era la cosa, un modo che ci interessava, ovvero non far vedere l'artefatto, ma far vedere i luoghi, i modi, le modalità con cui si ragiona sulla grafica. Nel primo caso avete una tecnologia all'opera, nel secondo un gruppo di lavoro, nel terzo un'installazione d'arte contemporanea in cui si vedono delle stanze di una galleria invase da milioni di scatti fotografici, che sono in un certo senso un po' lo stato dell'arte di quello che sono le immagini oggi, cioè probabilmente talmente tante e talmente dilaganti, invasive, appunto come sabbia, come dune di sabbia, e quindi è difficile guardarle e capire che cosa sta accadendo davvero. Ecco, questo è diciamo così lo spunto da cui ci piaceva partire, l'uso delle immagini. Se è vero che siamo in una società dell'immagine, se siamo circondati, invasi, forse seppelliti da tutte queste immagini, soprattutto le infinite immagini digitali che stanno sepolte dentro i nostri computer, ecco che qui compare la domanda sulla responsabilità. Responsabilità di vario tipo, ovvero che cosa ci facciamo con queste immagini, che rapporto abbiamo con queste immagini, cosa chiediamo a queste immagini, che cosa queste immagini chiedono a noi cioè quando le guardiamo. Allora mi viene subito da ragionare su un aspetto. Oggi milioni di persone pubblicano immagini tramite social network, ad esempio, ovvero pubblicare un'immagine, renderla pubblica agli occhi degli altri non è più un'attività da addetti ai lavori, come potesse essere vero fino a 20 anni fa. Pubblicare 20 anni fa significava che tu avevi un contesto istituzionale per cui dicevi voglio farti vedere questa immagine per determinate ragioni estetiche, morali, etiche, giornalistiche, via dicendo. Oggi tutti pubblicano. Questo comporta chiaramente una serie di riflessioni, ma anche una serie di ambiguità, nel senso che pubblicare oggi una foto su un social network è probabilmente più simile a consumare un'immagine che non a produrla. Eppure, quando noi andiamo a vedere i commenti che compaiono sotto queste immagini, ad esempio su un sito famosissimo come Flickr, i commenti che compaiono sembrano uscire da un manuale di storia dell'arte dell'Ottocento. Cioè milioni di persone sotto queste foto scrivono che bel cromatismo, che bella composizione, che bel taglio di luce. E questo è esattamente il linguaggio dell'analisi storico-artistica di 80 anni fa. Cioè ci sono le nuove tecnologie, però le guardiamo come se stessimo facendo una visita a una galleria d'arte antica, con gli occhi dei nostri nonni. Ecco, anche questa è una responsabilità, cioè anche la responsabilità di prendersi la responsabilità di essere contemporanei, cioè di rendersi conto che quelle tecnologie comportano delle implicazioni anche politiche, nel senso di relazione tra chi guarda e chi produce, e di conseguenza se noi produciamo o pubblichiamo milioni di immagini ma le valutiamo come una visita al museo, in un certo senso le depotenziamo di quello che effettivamente spesso c'è dentro. Faccio un esempio per rendere forse più chiaro questo discorso che potrebbe sembrare eccessivamente teorico. Uno dei più famosi fotografi del Novecento, Cartier-Bresson, se voi andate a cercare su internet chi era, se voi chiedete in giro a
chi si occupa di fotografia chi era, la cosa che torna sempre fuori è che Cartier-Bresson è l'autore, il teorico dell'istante perfetto. Ecco, l'ossessione dell'istante perfetto, e quindi il momento che tu fermi in una forma perfetta, purissima e esattamente carica di senso, è quello che la gente riconosce a Cartier-Bresson. Pochi però tirano fuori un aspetto che secondo me è altrettanto importante, è il fatto che lui ha fondato l'agenzia Magnum, che è la prima agenzia che si è presa la responsabilità di dire a tutti: guardate che non basta fare una foto, ma conta come la usi. Se tu hai una foto di guerra, ne tagli un centimetro e scompare chi sta sparando, quella foto racconta tutt'altro. Ecco, Cartier-Bresson però è questo. Cartier-Bresson ha la responsabilità di dire agli art director, ai giornalisti, agli altri fotografi: non conta la composizione, conta come tu usi quell'immagine. Ecco, questo è un esempio di responsabilità sicuramente politico, ma anzitutto editoriale. Cioè, questa responsabilità c'è ogni volta che noi maneggiamo queste immagini. Forse è questo che bisognerebbe ricordarsi quando mettiamo una foto su Facebook, al di là chiaramente dell'aspetto più o meno giocoso. Vi faccio vedere soltanto un esempio di questa cosa e poi passo la parola a Silvia, ed è il seguente. Questo è un gioco che abbiamo fatto sulla rivista. Questo è uno stesso dipinto, pittura classica, è un Tiziano d'inizio Cinquecento, montato su una copertina di Vogue e tagliato esattamente come una modella di Vogue, messo dentro la sua legittima cornice alla National Gallery, con tanto di damasco alle pareti, e messo su una confezione di shampoo. Per quanto noi riconosciamo a questo dipinto delle qualità specifiche, pittoriche, compositive, materiche, però quello che fa sì che noi leggiamo questa immagine in un certo modo, ovvero come modella di copertina, come ritratto istituzionale o come pubblicità di uno shampoo, è il contesto istituzionale. Poi noi nella realtà vediamo foto con qualità diverse su questi tre prodotti, su questi tre oggetti. Però è il contesto istituzionale quello che fa sì che noi guardiamo quelle immagini in un certo modo. Quindi in un certo senso l'uso di queste immagini, la responsabilità dei tagli, del come io pongo queste immagini agli occhi di chi la guarda, è lì che inizia il contenuto dell'immagine. Cioè, paradossalmente, il primo significato dell'immagine è come la usiamo, e poi viene tutto il resto. Ecco, secondo me questa domanda, chiedersi come usiamo l'immagine, ovvero come la poniamo agli occhi di chi guarda, è la responsabilità. Chiaramente di vario tipo, in alcuni casi meramente estetico, formale, hai fatto bene il tuo lavoro, non l'hai fatto bene, in altri appunto politico. Immaginate quando queste immagini non sono la pubblicità semplicemente di uno shampoo, ma diventano le immagini di eventi d'altro tipo. Insomma, pensate a qualunque immagine significativa che è comparsa sui vostri schermi del telegiornale negli ultimi 20 anni. E passo la parola a Silvia. Grazie, infatti questo tema della responsabilità ritorna quando ci si prova, ecco, una premessa è: entrambi noi siamo persone che scrivono di grafica, ma abbiamo iniziato e siamo tuttora soprattutto professionisti che la fanno, la grafica, come altri presenti in sala. E quindi da professionisti, questa parola bruttissima anche però, come ci si pone rispetto a un contenuto da comunicare? Dove sta la responsabilità? Sta sicuramente in tutte le cose che Riccardo ha elencato finora, nel prendere una posizione. E a questo proposito torna molto utile, per far capire dove sta soprattutto questa responsabilità, una frase che veniva spesso citata all'interno della scuola di Ulm, una scuola che può essere considerata tra quelle fondative del design contemporaneo, anche se comunque è una scuola che nasce negli anni 50. All'epoca si diceva: il designer è il rappresentante dell'utente al tavolo delle trattative del design, dove normalmente l'utente non sta seduto, c'è un committente, c'è una serie di figure, c'è il designer, ma l'utente non è lì. E quindi venne messa, per la prima volta in cui veniva messa così chiaramente al centro la figura della persona a cui si comunica, a cui si indirizza un prodotto o qualunque altra cosa del genere. E questa riflessione messa in evidenza all'epoca è continuata a lungo e ha visto molte manifestazioni nel corso degli anni che dicevano proprio, invitavano chi progetta la comunicazione a non perdere di vista questo aspetto, quindi a continuamente chiedersi come si affronta un progetto di comunicazione. Però in realtà questa figura non è mai molto spesso presente. Un caso emblematico di un tema con cui i designer si sono cimentati da tantissimi anni in modo molto diverso e l'abbiamo scelto da presentarvi oggi, è quello della copertina di Lolita.
di Vladimir Nabokov. Una delle cose che lui disse, vabbè, la prima edizione, che è quella che vedete sulla sinistra, è quella che venne pubblicata da una casa editrice in Francia, dove il libro era stato respinto in molti altri posti, una copertina assolutamente neutra, non connotata, ma che in realtà era molto connotata, perché questa casa editrice era conosciuta per pubblicare prevalentemente pubblicazioni pornografiche e poi anche libri di Beckett, di Nabokov e di altre cose. Quindi nella sua neutralità non era affatto neutra, era solo comunque un titolo, e ha probabilmente portato lettori di un certo tipo ad acquistare questo libro aspettandosi qualcosa di molto diverso da quello che era veramente. Quando si vende però la prima vera edizione da parte di un editore importante, c'è una lunga corrispondenza che l'autore ebbe con l'editore, dando precise indicazioni di ciò che voleva e di ciò che non voleva. Ciò che lui non voleva assolutamente era l'immagine di una giovane ragazza sulla copertina. Avrete invece presente che questo, nella maggior parte dei casi, è quello che è stato fatto. Infatti accanto vedete un'edizione Penguin di anni abbastanza recenti, e successivamente tutti gli altri modi in cui questo romanzo è stato comunicato. Molto spesso è stato comunicato tramite fotogrammi tratti dal film di Kubrick, che è comunque un'interpretazione molto particolare di quel romanzo. E c'è una frase che Nabokov ha detto, non specificamente relativamente a questo romanzo, ma in generale, parlando sempre con degli editori, e diceva: sono assolutamente contrario al fatto che i miei libri siano presentati con una descrizione, tramite una descrizione del loro contenuto. Lui si riferiva prevalentemente alle cosiddette quarte di copertina, a quei testi che ben editi cercano di far capire al lettore che cosa può aspettarsi, ma in realtà può essere traslato anche nella copertina, cioè sostanzialmente sono due lavori radicalmente diversi ma con la stessa funzione di sintetizzare e comunicare il contenuto a un pubblico. È interessante anche sapere, sempre leggendo queste corrispondenze, che in realtà Nabokov tentò di descrivere il tipo di immagine che lui aveva in mente, parlando di un paesaggio, un'automobile, un certo tipo di luce, e quindi cercando di trasmettere anche la dimensione del viaggio, dello spostamento, della fuga che esiste all'interno del romanzo. Ma sono queste immagini, lui che era capace di descrizioni quando voleva, estremamente dettagliate, molto confuse. E infatti c'è anche da chiedersi: è l'immagine che chiede l'autore quella più appropriata per comunicare un contenuto? Forse no. Però comunque l'autore in questo caso è uno degli interlocutori, l'altro è l'editore, o ultimamente soprattutto gli uffici marketing che prendono le decisioni definitive riguardo a ciò che una copertina di libro deve essere. Sicuramente non è mai il pubblico, e molto spesso non è neanche realmente il designer. Un grossissimo lavoro in questo senso lo fanno in realtà gli iconografi. Noi ne abbiamo intervistati un paio nell'ultimo numero della rivista, due bravissimi iconografi, una che si dedica alla saggistica e una che si dedica alla narrativa, e quindi molto spesso quello che fanno persone come noi è usare immagini che sono state scelte da altri dopo un lunghissimo lavoro di ricerca. E questo non vuol dire appunto che il lavoro del designer sia inutile, anzi è proprio lì che l'immagine preesistente può fare uno scatto e diventare una cosa diversa. Avremo diversi esempi da farvi vedere, ecco qui ce ne sono alcuni, tramite tagli, tramite la ripetizione, tramite molti altri interventi, quella che è un'immagine tratta da un repertorio che spessissimo è quello dell'arte, diventa una cosa diversa, diventa la copertina di un libro, diventa qualcosa che comunica al di là del fatto che il lettore sappia qual è la fonte di quell'immagine, perché poi è quello che soprattutto molto spesso avviene, no? C'è un altro esempio che abbiamo portato, quello di ultimo forse era, ecco, in questo caso una buona parte dei lettori sono in grado di riconoscere la fonte di questa immagine, perché il quadro è molto riconoscibile, però creare questa associazione, cioè quella tra un romanzo ambientato in epoca nazista e questo particolare quadro, è una scelta molto forte che, tra l'altro, se non sbaglio, è stata ripetuta da altri editori, dopo che l'editore italiano ha deciso di fare questa associazione, è avvenuto questo. Per altri versi, voi che conoscete e osservate il mercato editoriale, vi sarete forse anche resi conto come i grandi romanzi che vengono importati e tradotti dal mondo anglosassone arrivano già con una loro immagine, che viene poi, adesso non ce l'ho qui, l'ho lasciato in albergo, ho comprato l'edizione inglese di un libro, e l'edizione italiana è esattamente la stessa copertina importata. E quindi si sta anche un po' perdendo questa
specificità locale, per cui ogni paese, ogni editore trova il suo modo di comunicare una cosa, un certo approccio alle immagini e così via. E quindi appunto usare le immagini vuol dire anche questo, capire fino a che punto si può intervenire su queste dinamiche, e è una scelta che naturalmente non fanno solo i grafici, la fanno i committenti, in questo caso gli editori tantissimo. E quindi insomma adesso magari ripasso la palla a te perché abbiamo altro materiale che può essere interessante in questo senso. Tra l'altro, se vi stanno venendo in mente delle cose e vogliamo magari cominciare a chiacchierarne, cioè avete delle domande da fare, non riduciamoci alla fine dell'incontro. Se avete delle cose, potrebbe essere quello un modo per indirizzare la chiacchierata. Nel frattempo, mentre pensate a questa cosa che vi ho detto, vi faccio vedere ad esempio due usi che sono stati fatti, secondo me molto interessanti, partendo da immagini di repertorio classicissimo. Sono due titoli fatti dall'editore della Terza, uno fatto dai Meccanografici e l'altro fatto dallo studio Silvana Amato. Entrambi sono partiti da un problema simile, cioè per ragioni di contenuto, per ragioni editoriali, per ragioni iconografiche, avevano a disposizione delle immagini dell'Ottocento. Due stampe dell'Ottocento, una colorata ad acquarello, l'altra invece in bianco e nero. Chiaramente ogni volta che uno fa un titolo di saggistica di questo tipo, questa è una saggistica, come si dice in gergo, trade, cioè quella che trovate da Feltrinelli, quindi una saggistica per quanto di tono alto però aggressiva, cioè non accademica, non universitaria, non per addetti ai lavori, bisogna cercare sempre di trasformare quella pertinenza al contenuto, quella precisione, quella filologia a quello di cui si sta parlando, in qualche cosa che sia accattivante per gli avventori delle librerie che si trovano, come nelle dune di fotografie, invasi da dune di libri, e quindi diventa molto difficile scegliere. Ecco qua la responsabilità sta nel, in un certo senso, non tradire né le istanze dell'autore né quelle del marketing, perché se uno sbaglia uno dei due colpi, o fa un danno di natura culturale, quindi morale, oppure il libro semplicemente non ha un destino. Ormai la logica delle librerie è piuttosto feroce: se un libro non vende il 60% della tiratura in 3 settimane, si va al macero. Questa è la realtà dei fatti. Quindi la responsabilità del grafico in un certo senso è far sì che il libro venda, senza però fare una copertina che sia inutilmente accattivante, tradendone quel contenuto. Io trovo che in questi due casi i Meccanografici e Silvana Amato hanno fatto un lavoro assolutamente superbo. Ad esempio quella per il libro di Canfora, Il mondo d'Atene, mi sembra che sia un utilizzo intelligentissimo dell'immagine di partenza, che è un paesaggio, una veduta dell'Acropoli d'Atene, per quanto bella, però è un cliché, insomma, un'immagine piuttosto ovvia. Ne abbiamo viste tante simili, è semplicemente è una cartolina fatta un po' meglio. Nel modo con cui è stata tagliata l'immagine, facendo vedere soltanto questo frontone schiacciato da questo enorme bianco che gli sta sopra, questa immagine, diciamo così, dell'origine della democrazia diventa spiazzante. Cioè è evidente anche al lettore distratto che questo mondo d'Atene sia un'origine, però anche qualcosa che forse dentro questa origine si porta anche qualcosa di incombente e di non rassicurante. Quello là sopra è un cielo, però non è insomma un cielo limpido, solare, divertente o che apre verso un futuro. È anche una massa d'aria, anche un vuoto appunto che pesa dall'alto. Nell'altro caso invece, per il libro di Barbero, è interessante vedere come l'immagine è anche stata, come nell'altra, cambiata di significato tramite ripetizione. Ecco, questo trovo che sia il discorso uno degli aspetti della responsabilità. In entrambi i casi si sta cambiando il significato. Cioè quell'aria anche cupa che c'è sulla copertina di Canfora, quel senso di ripetizione da militarismo anche un po' grottesco, da soldatino di latta, non c'era nell'immagine originale, qualcosa che viene aggiunta col taglio e con la moltiplicazione. Allo stesso tempo però non stai mentendo al lettore, cioè il lettore di questo tipo di libri sa benissimo che quello è un intervento su un'immagine storica, non pensa che quella è un'immagine fatta ad hoc. Ecco, in un certo senso qui si sta parlando a tutti
cambiando alcuni segni, però continuando a dire la verità. Che cos'è invece non dire la verità? Qualche anno fa uscì un titolo, forse per quel che mi riguarda la copertina più brutta che io abbia mai visto, era il primo titolo, non vi dico l'editore, della ricerca di Proust, e la copertina era tutta viola. C'erano due simbolini che erano l'omino e la donnina, quella dei gabinetti stilizzati, verde fluorescente a rilievo, e sotto c'era scritto, dalla parte di Swan, la più grande storia d'amore mai raccontata. Ecco, questo è, non so come dire, non è soltanto un tradimento del libro, è soprattutto un dispetto al lettore, perché la scrittura di Proust ha una sostenutezza che probabilmente quella copertina non rende conto, quindi magari chi l'ha comprato si aspettava un tipo di libro, ha trovato tutt'altro e finisce per odiare la letteratura, per odiare l'editore, per odiare Proust. Quindi questo non fa bene a nessuno, né al marketing, né... Ecco, quello è inutile, hai venduto 1000 copie in più, ma hai perso dei lettori. Passo la parola a Silvia, magari vuole aggiungere. Sì, che vabbè, questo ha a che fare anche con il modo in cui è vissuta l'editoria adesso, che non è più costruzione di un percorso di un'attività economica che si sostiene, ma anche che si proietta nel futuro, ma è tutta basata sui risultati immediati, anche perché insomma è questa la logica in cui si ragiona adesso, non è più costruzione di un catalogo, non è più un progetto culturale, ma è naturalmente sì, un sacco di editori anche piccoli stanno cercando di fare questo, ma le grandi case editrici hanno perso un po' questa loro natura nel corso del tempo. Ed è interessante pensare cosa succede quando si esce da questa logica, dalla logica a cui per forza i libri devono sottostare stando in un mercato che fino a è stato prevalentemente quello delle librerie, ma sappiamo che purtroppo è sempre meno quelle delle librerie e passa attraverso altri canali. Un episodio che è abbastanza interessante da citare è quello dei club del libro. I club del libro adesso sono scomparsi, no? Sopravvivono in una misura assolutamente marginale, ma sono stati un fenomeno importantissimo nell'Europa del dopoguerra. Ci sono stati anche in Italia, il club degli editori l'avrete sentito nominare, ma forse non è il caso più significativo da questo punto di vista. Mi piace di più citare quello francese. Nella Francia del tardi anni 40, quindi che si stava riprendendo dalla guerra, nasce prima uno, poi successivamente altri club del libro, che sono sostanzialmente progetti editoriali che invitano i lettori ad abbonarsi perché verrà loro inviato un libro al mese, oppure due libri, un libro ogni due mesi, così via, insomma. E questo cosa fa sì? Fa sì che i libri vengano sostanzialmente acquistati sulla fiducia da parte di persone che intendono costruirsi una biblioteca. Era proprio un progetto completamente diverso, c'erano naturalmente dei lettori forti da una parte, o anche persone che avevano speranza, ambizione di costruire attraverso i libri un progetto per la loro vita. Che fosse appunto un progetto concreto, anche solo di voler mostrare ad altri una loro cultura e così via, era una motivazione di questo tipo. E cosa succedeva per questi libri? Questi libri non passavano dalle librerie, questi libri venivano mandati direttamente ai lettori. E questo ha fatto sì che il loro modo di progettare copertine, usare le immagini, eccetera, fosse di natura completamente diversa rispetto a ciò che conosciamo normalmente. Erano libri che magari potevano non avere il titolo in copertina. Diversi di questi libri non l'avevano, perché tanto non dovevano essere posti su uno scaffale e lottare con altri libri per essere acquistati. Dovevano essere libri molto belli, che proprio facevano parte di questa idea. Naturalmente il libro era sempre chiaramente leggibile, il titolo, sulla posta, perché erano libri pensati per essere parte di una biblioteca. La qualità dei materiali con cui erano prodotti era molto buona. L'idea era che non ci si limitava a progettare una copertina, ma che ogni singola pagina, sfogliando i frontespizi, gli occhielli, tutto ciò che ti accompagnava a leggere il testo, fosse curata una per una da un progetto che proprio guidava per mano il lettore dalla copertina fino all'interno. Questa cosa adesso non esiste più, naturalmente, perché esiste naturalmente in mercati di nicchia, in editori che magari cercano di far sopravvivere una certa cura del libro, però è stata per un periodo della storia europea un modo di fare libri che ha poi influenzato e ha portato anche a grandissimi risultati di sperimentazione, di risultati insomma assolutamente eccelsi. E spesso noi come designer guardiamo questi libri come un modello quasi perfetto, come cose che vorremmo poter fare, ma che non potremmo mai fare perché non sono ciò che ci viene commissionato, non sono il mercato in cui lavoriamo, no? Per cui
Un'altra questione di responsabilità è proprio questa, capire dove andare a cercare i propri riferimenti e non dimenticare che noi dobbiamo sì arrivare al pubblico e dar loro una cosa valida, una cosa preziosa, una cosa che resiste, ma facendo i conti con le condizioni di un mercato che non possiamo scegliere, che è quello che insomma, che conosciamo tutti molto bene. E in realtà poi questo discorso noi lo possiamo portare anche un po' al di fuori del campo del libro, perché le immagini vengono usate o si fanno portatrici di un significato naturalmente anche al di fuori di una copertina. Ce n'è una che noi abbiamo pubblicato qualche tempo fa e che è esattamente questa. Abbiamo pubblicato un testo di Stuart Brand, che è una figura molto importante della controcultura americana da partire dagli anni 60 in avanti. Lui racconta in questo testo che abbiamo pubblicato di un'idea che ebbe all'inizio del 1967 sotto il leggero di una blanda dose di LSD quando si trovava a San Francisco. E quindi questa percezione leggermente alterata di cui poteva godere in quel momento gli fece pensare che forse se si fosse potuta vedere la Terra dallo spazio, la Terra da fuori, gli esseri umani avrebbero avuto una percezione diversa, avrebbero finalmente capito questo concetto di astronave Terra che per esempio Buckminster Fuller, che è uno dei più importanti designer che hanno segnato il secolo passato, continuava a ribadire, quindi l'idea che siamo su una specie di veicolo proiettato nello spazio che, in cui tutti viviamo e che è limitato e confinato e dobbiamo fare i conti con questa realtà. Però questa realtà non era visibile a nessuno. Cosa decide a quel punto di fare Stuart Brand? Di parlare con la NASA, perché lui sapeva che erano state sicuramente scattate, erano state le prime missioni nello spazio, e quindi lui si presenta nel campus di, non ricordo più quale, Università di San Francisco, con un banchetto, dei poster e delle spille che dicono: perché non abbiamo ancora visto una foto di tutta la Terra? E manda questo messaggio anche a importanti intellettuali. Lo stesso Buckminster Fuller gli risponde: vabbè, dopo tutto puoi vederne solo metà per volta, non è possibile vedere un'immagine di tutta la Terra. E comunque inizia un interesse di questo tipo, non si sa quanto sia stata questa particolare campagna o magari semplicemente la voglia della NASA di cominciare a divulgare delle immagini che venivano dalle varie missioni Apollo. E finalmente questa fu una delle prime ad essere pubblicate, è quella anche più famosa, tra l'altro viene presentata così, ma non è così che la videro gli astronauti che la scattarono, adesso non ricordo più quale missione Apollo sia, però loro che orbitavano intorno alla Luna la vedevano rotata di 90 gradi. Fu divulgata in questo modo perché il nome che venne dato a questa immagine è Earthrise, quindi l'alba della Terra, la Terra che sale all'orizzonte, come sarebbe, insomma, Sunrise. E quindi bisognava che le persone la vedessero in questo modo, come se si trovassero sulla Luna, guardando la Terra sorgere all'orizzonte e vedere quanto è piccola, quanto è finita, quanto appunto sia quella cosa lì, siamo tutti insieme sopra quel pianeta. E si dice che comunque questa foto presa pubblica credo nel 1968 abbia contribuito alla nascita del movimento ambientalista nel mondo, perché è stata uno degli strumenti che questo movimento ha utilizzato per cominciare a diffondere questa sensibilità da parte del pubblico. È diventata per lo stesso Stuart Brand un'immagine molto simbolica, perché lui parallelamente fu l'iniziatore di un'iniziativa editoriale molto particolare, completamente autoprodotta, che si chiamava The Whole Earth Catalog, quindi il catalogo di tutta la Terra. Era una pubblicazione molto grande che raccoglieva tutte le informazioni che lui e le persone che insieme a lui lavoravano ritenevano fossero utili a persone che volevano in qualche modo costruirsi una loro cultura autonoma, indipendente, alternativa a quella mainstream. E quindi conteneva citazioni bibliografiche, recensioni, indirizzi su dove acquistare per esempio un'attrezzatura per costruirsi una casa da soli o altre cose di questo genere. E in tutte le edizioni di questo libro lui usò diverse versioni della foto che la NASA nel frattempo aveva reso disponibile. Tra l'altro la cosa interessante è che la NASA rende queste immagini disponibili per libero utilizzo e noi le abbiamo potute pubblicare senza pagare nessun diritto, perché se voi andate sul sito della NASA le immagini sono lì e le potete scaricare. Quindi
il fatto che su certe immagini si ragioni non tanto in termini di diritti quanto in termini di farle arrivare a un pubblico e di lasciare che il pubblico le usi è un altro fenomeno che sta diventando sempre più importante. Un'altra cosa di cui abbiamo scritto nell'ultimo numero della rivista è stata passata forse un po' sotto silenzio, ma dal nostro punto di vista è stata molto importante. Nella primavera di quest'anno è stato inaugurato il Rijksmuseum di Amsterdam, che è stato profondamente restaurato e ristrutturato. Nella stessa occasione il museo ha messo online un nuovo sito, che apparentemente è semplicemente un sito che utilizza le ultime risorse tecniche, ma osservato meglio ha una cosa assolutamente nuova. Contiene l'immagine a una risoluzione piuttosto alta di tutta la collezione del museo, libere da scaricare. Quindi voi come utenti potete andare, scegliere quella che vi preferite, scaricarla, vi volete fare una maglietta, ve la stampate, volete farla diventare la tappezzeria di camera vostra, lo potete fare. Quindi questo museo ha capito che per loro, naturalmente se siete un editore e volete fare una copertina di libro, pagate i diritti, però l'idea di dare le immagini al pubblico e far sì che il pubblico le usi è stata una cosa culturalmente molto forte, che ci ha colpito parecchio. Sostanzialmente loro dicono: il giorno che tutte le persone, il pubblico che noi vogliamo raggiungere, comincerà a usare queste immagini, avremo vinto, nessuno ci avrà portato via dei soldi, di diritti, insomma. Non inseguiremo mai il giovane che si è stampato un Rembrandt in casa per farci pagare dei diritti. Saremo contenti che l'abbia fatto, perché vuol dire che quella persona usa, apprezza questa immagine e ci riconosce come istituzione in qualche modo. Quindi insomma, tornando a quello che diceva Riccardo all'inizio, è l'uso nella contemporaneità delle immagini sul quale dobbiamo ragionare. Non perdere di vista il fatto che non possiamo trattarle come si trattava anche solo 20 anni fa. E proprio perché gli utenti sono cambiati, gli strumenti sono cambiati, il modo di porsi rispetto alle immagini è molto più attivo da parte delle persone, e quindi non possiamo pensare, se progettiamo, di essere gli unici a usarle. Nel momento in cui noi progettiamo una copertina scegliendo un particolare di un'immagine e pubblicandola in questo modo, non dobbiamo escludere che qualcuno riprenderà questa immagine così come l'abbiamo usata e la rielaborerà in un altro modo, perché attualmente è una cosa accessibile e possibile per un numero molto ampio di persone. E quindi anche qui sta un nuovo tipo di responsabilità, che è ricordarsi che gli utenti non sono passivi, ma appunto usano. Intanto ringrazio gli amici di Multiverso che mi hanno invitato qui. Sono un po' un pesce fuori dalla sua acqua, perché io di mestiere faccio lo psicoanalista. Gli amici di Multiverso mi hanno detto: guarda, preparati qualcosa su forma e contenuto, ma queste due parole non sono state nemmeno nominate. Dunque, però mi sono venute delle idee ascoltandovi. Queste idee ruotano attorno al tema dell'immagine. Cos'è una immagine? Intanto due suggestioni molto rapide che mi sono venute in mente ascoltandovi. La prima è un aneddoto molto noto nella storia della letteratura, che viene riportato da Max Brod, che è l'amico e il biografo di Kafka, che quando uscì la metamorfosi di Kafka, l'editore pensava di fare la copertina proponendo l'immagine di un grande insetto, e Kafka scrisse no, grande insetto no. Questo è un esempio molto semplice di come l'immagine può rapidissimamente trasformarsi in stereotipo e dunque perdere la sua potenzialità allusiva, la sua capacità di apertura, e anziché aprire e alludere a un mistero, svelarlo e bruciarlo, diciamo, consumisticamente. Quindi è ovvio che se la copertina delle metamorfosi è un insetto, tutta la potenza di questa metafora viene, come dire, collassa rapidamente. La seconda suggestione mi è venuta quando avete mostrato, anch'io condivido quella bellissima copertina di La Terza che riporta una parte, diciamo, del Partenone. Ci fu durante l'amministrazione Rutelli a Roma un grande dibattito tra gli archeologi su come pensare Roma, cioè su come entrare in rapporto alle rovine.
e diciamo c'erano due scuole di pensiero. L'una diceva dobbiamo ricostruire il più possibile l'originario, quindi mettere insieme, assemblare in modo tale che il turista possa avere un'idea della totalità, anche se la totalità avrebbe dovuto essere necessariamente artefatta. E invece la scuola di pensiero che poi ha vinto meno male diceva no, lasciamo che i resti siano in frammenti, sparsi. Se uno va a Fori Imperiali oggi rimane colpito dalla bellezza dei frammenti, cioè dal fatto che la città così com'era è un'assenza presente, non è una presenza artefatta, ma è una assenza presente a partire dai frammenti che la invocano e che la convocano misteriosamente. Il terzo punto, che è il punto in cui invece voglio dirvi qualcosa di più legato alla mia pratica e che riguarda il tema della responsabilità delle immagini. Beh, lo psicanalista si occupa di immagini, no? Quando ascolta i suoi pazienti, per esempio ascolta i sogni sono fatti di immagini. Il sogno è una scena immaginaria, è la moltiplicazione di immagini. Oppure quando ascolta i pazienti che parlano delle immagini che noi chiamiamo, che Jacques Lacan definiva le immagini indelebili. Avere visto, come accade al protagonista di Figlio di Dio, uno dei primi romanzi di Cormac McCarthy, aver visto il padre morto impiccato a 8 anni, gli occhi fuori dalla orbita. Immagine indelebile, qualcosa che si fissa traumaticamente nell'inconscio e che si ripete per tutta una vita. Non riesco a dimenticare quelle immagini, quelle che noi chiamiamo appunto le immagini indelebili. Ma c'è un altro grande campo in cui la psicoanalisi si occupa delle immagini e che potremmo dire sviluppa anche una teoria di cui voglio darvi almeno il gusto, diciamo, e non è estranea a quello che abbiamo ascoltato, una teoria della genesi della funzione dell'immagine. E questa è tutta la riflessione che la psicoanalisi, soprattutto Lacan, sviluppa sulla origine narcisistica dell'immagine. A che cosa alludo? Beh, per la psicoanalisi l'immagine nell'esperienza umana sorge dall'incontro del bambino originariamente col volto materno. Quella è la prima. L'immagine con cui noi incontriamo il mondo è l'immagine del volto, è l'immagine, la gestalt del volto materno. E in secondo luogo il volto materno si trasfigura nel tempo, Lacan dice miticamente tra i 6 e i 18 mesi, nell'immagine di sé che il bambino vede riflesso allo specchio. Allora, mi fermo un momento su questa esperienza perché è decisiva per cogliere poi lo statuto dell'immagine per cui ne avete sentito oggi. Dobbiamo immaginare che il bambino che incontra la sua immagine allo specchio vive in un corpo che è morselé, dice Lacan, cioè un corpo in frammenti, discordante, non è padrone del suo corpo, non è in grado di stare in piedi, retto, non ha ancora equilibrio, non sa parlare. Vive il proprio corpo come un corpo in frammenti, come un corpo, diciamo, discordante, Pensate anche solo all'esperienza che un bambino può fare del suo corpo reale come un corpo febbricitante, il corpo ammalato, invaso dalla febbre. È un'esperienza reale, cieca, senza immagine. Il bambino non riesce a rappresentare quello che gli accade. È un informe caotico, privo di immagini. Da una parte allora dobbiamo immaginare il corpo reale in frammenti, discordante, invaso dalla febbre, caos, informe, e dall'altra parte qualcosa che appare allo specchio e che dà miracolosamente una unità immaginaria al corpo del bambino. Per questo Lacan dice i bambini rispondono alla loro immagine allo specchio quando la riconoscono, con un traffichio giubilatorio. Avete visto dei bimbi toccano l'immagine, si vedono rappresentati, sono colpiti da una sorta di euforia. Non sono un corpo morselé, non sono un corpo in frammenti, sono una unità ideale che lo specchio mi riflette. Ecco,
Noi dobbiamo pensare che questa biforcazione tra il reale del corpo in frammenti, il caos, l'informe, il senza immagine, e l'immagine narcisistica come un velo che ricopre il reale informe, è al centro di la psicoanalisi lo mette al centro di ogni teoria possibile dell'immagine. Allora, questo è il punto. Di Duberman, per esempio, distingue uno statuto dell'immagine velo, cioè l'immagine che serve a coprire il reale informe del corpo, l'immagine che serve a coprire il caos, l'immagine che serve a coprire il reale, e l'immagine strappo. L'immagine strappo è l'esperienza dell'immagine come apertura su questo reale informe, su questo reale caotico. Allora, l'immagine potente, l'immagine forte, quello che per esempio nella pittura, nella grande pittura noi ritroviamo, nelle bottiglie di Morandi come nei sacchi di Burri, per fare due esempi del Novecento, ecco, queste immagini potenti, queste immagini forti, sono immagini strappo, perché non narcotizzano il reale, non lo neutralizzano. Le immagini conformiste, le immagini stereotipate, le immagini che non hanno forza, sono le immagini che coprono il reale, sono le immagini velo. Le immagini potenti, come questa, come altre di quelle che abbiamo visto, le immagini potenti, le immagini forti, sono immagini che costeggiano il reale, alludono il reale, toccano il reale. Voglio fare solo un esempio. La grafica, chiaramente, di cui io non ho alcuna esperienza, non è l'arte. La pratica della pittura si occupa, per esempio, fondamentalmente di questo tipo di immagini, delle immagini strappo, cioè delle immagini che sono in grado di rivelare il reale. La pubblicità, per esempio, fondamentalmente si sostiene sul fatto di coprire il reale. Non ci può essere una promozione, per esempio, faccio un esempio molto banale, di un prodotto estetico mostrando che dietro la bella immagine c'è la morte, che tutti i corpi sono mortali, che noi siamo, come diceva Borges, dei morti che camminano, che il nostro corpo è polvere. La polvere del corpo non deve apparire, deve essere coperta dall'immagine velo. Ma la potenza invece dell'arte, e non so appunto se la grafica può inseguire o può avvicinare questa potenza, la potenza dell'arte non è addomesticare il reale, coprire il reale. Anche quando, l'ho visto un Tiziano, anche quando propone la bella immagine, ma la bellezza quando è assoluta, la bellezza quando è potente, come secondo Lacan il sorriso di Antigone poco prima che discenda nella tomba che la accoglierà e la seppellirà viva, ecco, questa bellezza mostra il reale. La bellezza quando è struggente, quando è potente, possiamo pensare anche alle scarpe di Van Gogh, per esempio, o ai cieli stellati di Van Gogh, la bellezza quando è potente non copre il reale, non è la bellezza di Belen, non copre il reale, ma rivela il reale, questa potenza della rivelazione del reale che introduce un effetto di scompaginamento, ma come la realtà è fatta di questo, e invece il reale ci punge, come direbbe Barthes, no? Il punctum è nella fotografia ciò che introduce il reale nella rappresentazione stereotipata della realtà. Ora, secondo me, la responsabilità dell'immagine è fare in modo che l'immagine non addormenti, che l'immagine tenga svegli, che l'immagine apra mondi, che l'immagine non confermi la realtà, ma mostri che la realtà è sempre permanentemente instabile. Domande? Esatto, adesso vorremmo lasciare, dopo questo densissimo contributo che è stato aggiunto,
Siamo qui per sentire cosa avete da dire o da chiedere voi. Io mi chiedo una cosa, coinvolgendo tutti e tre, se è possibile. Visto che in un discorso di graphic design almeno si tende a non dividere forma e contenuto, come Recalcati prima ci richiamava all'ordine. Ah, ecco le parole che mi sono quindi quella che si chiama così nel nostro ambiente cultura del progetto tiene conto di ciò che è forma e contenuto insieme, no? Però appunto, e qui mi rivolgo prima allo psicanalista, se ognuno di noi porta un po' se stesso, probabilmente successi, insuccessi anche nell'elaborazione di un pensiero, nell'elaborazione di una copertina, quanto possiamo spingerci, quanto possiamo individualmente osare e anche modificare, come Silvia raccontava prima rispetto a queste fotografie e la copertina della NASA, quanto possiamo essere effettivamente protagonisti di una cosa, forse limitandoci, no, nella modalità del narcisismo, però essere motore di quello che può essere effettivamente un cambiamento. Quindi torniamo al discorso della responsabilità anche individuale, cioè forse più satelliti messi insieme possono avere una voce più forte, ma tante volte succede che il grafico si trova nella situazione di fare il vuoto, se è riuscito, se è diventato bravo, però poi si scontra con una committenza, con un editore che ti tira le orecchie perché magari la tipografia non è sufficiente, quell'elemento semplice che tu hai messo in copertina perché ti sembrava interessante come tipo di proposta viene bloccato, stoppato. Ecco, quindi vi chiedo questa cosa, come poter reagire? Forma e contenuto sono due categorie, su questo sono preparato, ma sono preparato perché quel pomeriggio a Udine c'è una, dovrò tenere una lezione sul maestro Giorgio Celiberti e dunque ho preparato un intervento, non voglio parlarvi ovviamente di quello, casomai invitarvi, ma forma e contenuto sono due categorie crociane dell'estetica, no? Per cui sembrerebbe che la forma dovrebbe essere, diciamo, come l'involucro, la buccia della pesca e il contenuto il nocciolo, o meglio ancora, la forma la pelle e il contenuto la polpa. E da questo punto di vista, se noi inseguiamo l'immagine a partire dalla distinzione di matrice crociana, forma e contenuto, secondo me generiamo delle povere immagini, cioè dove l'immagine rischia la persuasività, nel caso di Kafka, no? L'insetto, la metamorfosi, che ha come contenuto immediato quella appunto della trasformazione di un uomo in un grande insetto. Dobbiamo provare a pensare che la coppia concettuale non sia quella forma e contenuto, che è una coppia inutilizzabile dal mio punto di vista perché depotenzia la forma, come dire, la rende solo una cinghia di trasmissione del contenuto, ma piuttosto pensare il rapporto tra la forma e la forza. La forma e la forza. In psicoanalisi questo è il grande problema della sublimazione. Cioè, come fare in modo di costruire una forma, un progetto, dunque anche un'esistenza. Una esistenza, un progetto, una copertina. Come riuscire a costruire una forma in grado di veicolare la forza, non di trasmettere pedagogicamente, in modo ideologico, persuasivo, il contenuto, ma produrre l'urto di una forza. Allora, c'è, come nella copertina, che a me piace molto, come nell'esempio del frammento di prima, cioè l'immagine, la forma si rivela una forza quando non si occupa del contenuto. Se invece vuole trasmettere il contenuto diventa una didattica. E questo è quello che sa bene lo psicoanalista. Quando lo psicoanalista parla in seduta non spiega. Se lo psicoanalista di fronte al sogno dicesse: lei ha sognato il lampo, è il lampo che colpisce la casa,
e dunque lei ha un cattivo rapporto con la sessualità, perché gli psicanalisti vanno sempre lì, no? E dunque il lampo è l'eccitazione sessuale, la casa è il suo corpo che è rimasto sconvolto dall'impatto con questa eccitazione. Ecco, se lo psicanalista facesse questo, l'interpretazione non sarebbe efficace. Quando è efficace l'interpretazione? Quando è un lampo, essa stessa, non quando trasforma, quando significa il contenuto, ma quando introduce il fatto che in quel discorso che il paziente ha fatto, in quel sogno, c'è del senso, c'è una densità semantica, c'è del senso, ma l'interpretazione non rivela il contenuto del senso. Rivelare il contenuto del senso è depotenziare il senso. Allora la forza della forma è nell'alludere al senso, ma non nel rivelare, nell'esplicare. Questo che a Kafka non funzionava, no? Non esplicare il senso, ma preservare l'enigma. Lo dice Warburg molto bene, no? Parlando dell'opera d'arte, le grandi opere d'arte non devono essere viste come dei rebus che noi dobbiamo risolvere. Le grandi opere d'arte devono saper produrre il rebus, non risolvere il rebus, produrre il rebus. E credo che la forza di una forma sia produrre il rebus. A me viene da citare proprio molto rapidamente un esempio che viene da un ambito invece completamente diverso, di cui forse potremmo decidere di parlare in uno dei prossimi numeri della rivista. Un libro uscito qualche anno fa, scritto da Umberto Eco, che si chiama Dire quasi la stessa cosa. Il libro parla di traduzione, principalmente di traduzione tra lingue diverse e poi secondariamente anche di traduzione da medium diversi, cioè come trasformo un romanzo in un film. E una cosa a cui lui si dedica tantissimo è dire che la traduzione effettiva e diretta è una cosa assolutamente impossibile. Il massimo a cui può ambire un traduttore è di dire quasi la stessa cosa. Quindi, cimentandosi con un testo, scontrarsi col fatto che quell'espressione è talmente pertinente e specifica a quella lingua, a quella cultura, che non può essere riportata, ma va sostituita con un'altra cosa. Quindi, questa negoziazione con il testo fa sì che a un certo punto il traduttore rinunci a questa illusoria traduzione diretta per dire: non posso dire questo, provo a pensare cos'altro potrei dire che sostituisca ciò che andrà inevitabilmente perso. Leggendo questo libro mi sono detta che era una cosa utilissima, un modo utilissimo per porsi anche nel lavoro di design della comunicazione, cioè rinunciare al fatto che tu possa effettivamente, letteralmente comunicare un contenuto, ma fare un'azione di tipo diverso, quindi naturalmente impegnandosi, confrontandosi, litigando con questo contenuto che ci viene posto, ma immaginare che il lavoro non sia così letterale, ma che comporti anche magari l'immissione di altre dimensioni che magari vengono entro una certa misura e dosate con la giusta responsabilità anche dall'esperienza dell'individuo, per cui ogni singola persona che si cimenterà con quel progetto lo farà in modo che nascerà dalla sua esperienza e che proverà a mettersi nei panni di chi vedrà questa cosa dicendo: vabbè, ma proviamo a dirla così, vediamo se questa immagine, speriamo che questa immagine, secondo me può funzionare, suggerisca, alluda, inviti nel modo giusto, ma senza, rinunciando all'idea che possa effettivamente avere una relazione univoca diretta con il contenuto. Allora, la domanda che ci hai posto evidentemente è amplissima e che può portare nelle direzioni più diverse, quindi ho deciso che risponderò in due modi, di cui il primo probabilmente ha a che vedere con la psicanalisi, ovvero a che vedere con un vissuto personale del passato. La ragione per cui io ho deciso di occuparmi di immagini fin da ragazzino, perché da piccolo disegnavo, ricopiavo i cartoni animati e ero trattato con sufficienza dai grandi, e questa cosa mi pesava tantissimo. Cioè, ai grandi non gliene fregava niente dei cartoni animati, tranne mia madre, che c'aveva interesse per i cartoni animati e che mi portava a vederli. Vi parlo degli anni 70, quando non c'erano tanti cartoni animati in televisione e quando si andava al cinema una volta l'anno a vedere Walt Disney. A me il fatto di essere trattato con sufficienza mi faceva sempre sentire un paria, perché quello che interessava ai grandi, al mondo a cui io volevo appartenere, avevo 5-6 anni, ero piccolo, però mi interessava quello, in un certo senso si scontrava con quello che a me invece divertiva.
finché a un certo punto andai a vedere al cinema Biancaneve e i Sette Nani con mia madre, e il fatto che per la prima volta io ho visto degli esseri umani disegnati a cartone animato e non Paperino, immediatamente mi ha fatto sembrare quella cosa molto importante, perché somigliava più a un film con gli attori, e allo stesso tempo mi sembrava il grimaldello perché anche ai grandi potesse piacere quella cosa. Io mi sono girato, ho visto mia madre che guardava il film, e in quel momento mia madre, io non esistevo per lei, quella cosa le interessava di più, cioè lei amava più Biancaneve di me, e io ho detto quella è la chiave. E quindi oggi, quando io faccio il designer, quando faccio l'illustratore, quando dipingo, quando disegno, mi rendo conto che l'ambizione non è mai stata voler esprimere me stesso. Io non vado mai in conflitto col cliente, perché non è neanche compiacerlo, ma è cercare di usare le immagini in quel modo, cioè fare delle immagini che siano effettivamente operanti per chi le guarda. Biancaneve è un pretesto, però per me ha significato un universo, ha cominciato a costruire mondi. Attraverso un'immagine infantile io ho capito un modo per poter stare coi grandi. E questo per me è fondamentale, cioè le immagini a me sono servite e vorrei usarle, vorrei portarle agli altri come modi per usare il mondo, per appartenere al mondo a cui andiamo. Così. Ci sono altre domande? Posso fare il sonoro? Sì. Mi sono molto colpito, e bellissimo questo racconto. Adesso non voglio esercitare. Ho usato, mi sono tenuto un po' di... No, però è veramente preciso, molto preciso, perché se posso tradurre nei miei termini, è lo sguardo della madre che va verso un oggetto di desiderio che non è il bambino, e che rende l'oggetto del desiderio, in questo caso le immagini, causa del desiderio. È questo che ti ha probabilmente preso, sì, è la tua immagine indelebile, quando prima dicevo sono immagini indelebili, che ti poi ha reso fecondo e creativo, diciamo così, il tuo rapporto con le immagini. Molto interessante. No, volevo solo citare l'episodio di una discussione tra me e Feltrinelli sulla scelta della copertina dell'ultimo libro di Telemaco. Io faccio questo libro titolato Il complesso di Telemaco, che parte appunto dalla figura omerica di Telemaco. Dunque ho proposto a Feltrinelli, di solito attendo che l'editore mi faccia delle proposte e poi insieme valutiamo, però mi piaceva l'idea di un figlio, di un bambino di fronte al mare, no? Perché nel libro c'è un refrain che torna, siamo tutti Telemaco, guardiamo il mare, aspettiamo che qualcosa torni dal mare. Dunque ho proposto questa immagine. E invece mi è arrivata un'immagine spiazzante già per me, che è l'immagine che poi abbiamo scelto e che mi ha convinto, di un bambino solo nel bosco che abbraccia una grande sequoia. Allora, devo dire che è più convincente, almeno per me è stata più convincente questa seconda immagine, perché si staccava, come Kafka esigeva che appunto ci si dovesse staccare dalla riduzione della metamorfosi all'insetto, così l'orizzonte del mare, che era già nel testo, veniva superato da questa immagine, che dunque introduceva qualcosa di nuovo, rispettando però gli stessi elementi del testo, cioè la solitudine del figlio, l'attesa, la ricerca dell'abbraccio col padre. Ecco, un esempio per dire che quando si è autori di qualcosa non si è lucidi sulla propria opera, è bene farsi consigliare. Ecco, quello che cerchiamo noi è cercare di consigliare la gente continuamente, magari anche sbagliando, perché poi quante volte capita che questa discussione, questo tra virgolette litigio, questo processo molto complicato porti a qualcosa di diverso e di migliore dell'idea iniziale che magari noi avevamo proposto. Insomma, è un'esperienza che tutti noi conosciamo molto da vicino, ed è il motivo per cui usare le immagini, progettare copertine, tutto quanto non può mai essere ridotto a ciò che noi vediamo alla fine. È fondamentale che sia un percorso, che vabbè, dico in passare, non vorrei
suonare troppo pedagogica, è un problema che noi abbiamo adesso insegnando, soprattutto insegnando agli studenti molto giovani, far capire il valore del percorso che porta a un'immagine, che porta a una scelta. Perché adesso comunque quello con cui ci confrontiamo è produci, fai, sì, è quasi tutta una continua performance, no? Invece l'immagine ha una profondità che nasce anche dalla storia, chiaro che non sarà leggibile in maniera diretta dall'utente, ma il fatto che dietro ci sia una storia, un percorso, una riflessione, rende più probabile che quell'immagine possa dire qualcosa a qualcun altro dall'altra parte. Quindi insomma sono mille fattori che fanno parte di tutto questo, e chiaramente noi non dobbiamo mai dimenticarci che alla fine di là c'è un pubblico, c'è un insieme di individui che guarderanno quell'immagine, però dall'altra parte se dobbiamo essere responsabili non possiamo dimenticare il percorso, che è una componente non visibile dell'immagine. Magari loro no. Nessuna domanda? O anche affermazione. Li ringraziamo. Esatto. Grazie per essere venuti. Dico solo che trovate le riviste qua fuori, sia Multiverso che Progetto Grafico, se le volete sfogliare o acquistare.